Finisce 5-0 per il Pescara, il primo test stagionale a Palena contro il Delfino Curi. Gol tutti nel secondo tempo, 0-0 il risultato all'intervallo lungo. Buone indicazioni per il tecnico Baldini, 4-2-3-1 il sistema di gioco. Bene Franchini nel ruolo di centrocampista centrale, al suo fianco D'Agasso. Bene Moruzzi, terzino sinistro. Già è sembrato in forma Pippo Pellacani dopo che la scorsa stagione ha avuto continui problemi al ginocchio. Nel primo tempo sostanzialmente una sola occasione importante per il Pescara, il calcio d'angolo di Ferraris, il colpo di testa proprio di Pellacani terminato sul palo. Per il Pescara solo Ferraris in campo, dei volti nuovi, tanti acciaccati, tra cui Bentivegna, che dovremmo vedere domenica contro il team Altamura, ore 18 sempre qui a Paleni. In apertura di secondo tempo il vantaggio biancazzurro con il recupero palla di Vergani, Ferraris imbeccato Franchini che ha portato in vantaggio i suoi, il raddoppio di Edoardo Vergani imbeccato a sua volta da Matteo D'Agasso, 3-0 arrivato dal cross di Brando Moruzzi e l'inserimento di Ferraris, il quarto gol, angolo di Ferraris e colpo di testa di Staver, la quinta rete, il calcio di rigore che si è procurato e che ha trasformato Aristidi Colai. Nel dopo partita le parole del presidente Sebastiani. Subito un primo giudizio su questa prima uscita stagionale. Beh, vabbè, non è un giudizio, una squadra che sta lavorando molto, quindi sono un po' pesanti, però ho visto delle buone cose, soprattutto nel secondo tempo. Poi per il gioco che fa il mister, magari questo campo è un pochettino piccolino, perché magari ha spazi più ampi, vedi una partita diversa, però bene i ragazzi, i giovani, ma tutti quanti con il piglio giusto, dai. Tra, diciamo, i pochi spunti tecnici che si possono vedere in una partita di luglio, comunque Franchini che si è adattato bene nel ruolo di centrocampista centrale a due. Ma Franchini in passato ha sempre fatto il centrocampista a due, è un giocatore che ha qualità importanti, ha un fisico che al posto suo ci camperei di rendita in questo campionato, quindi non è una scoperta, deve stare un po' più calmo Franchini, perché poi magari rischia, ecco, come oggi di... Non bisogna reagire mai. Allora, visto che non ci sono tanti spunti tecnici per questa partita, proviamo a tirare fuori qualche spunto di mercato. Com'è la situazione, Presidente? Partendo da Lemmers, operazione chiusa con il Lecce. Ma dovrebbe essere chiusa, il direttore Corvino ci ha assicurato che ce lo manda, quindi siccome Corvino... Con Samoloa? No, intanto arriva Lemmers, che è quello che ci serve, perché poi oggi abbiamo visto che alla fine il mister ha dovuto adattare diversi giocatori in quel ruolo. E poi piano piano, se ci saranno delle uscite, ci saranno anche delle entrate, perché oggi avevamo fuori Bentivegna, avevamo fuori Merola, avevamo fuori Cangiano che è appena arrivato, quindi... È una squadra che già è abbastanza completa. A proposito, non c'erano neanche Meazzi, non c'era Tomassini e non c'era Squizzato. Che è successo? No, Meazzi credo che abbia un po' di influenza. Squizzato l'ha avuto ieri, anzi Meazzi probabilmente si sta riprendendo perché è qui. Tomassini? E Tomassini pure, ha preso una botta durante la settimana, ma è a posto, sta riprendendo anche lui, quindi... Siamo tutti.